Fabio Griti, possiamo dire che il tour de force continua, ma ormai a questo siete abituati. Dopo l'Europa League e il campionato Liverpool e Monza, adesso la Fiorentina per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Sì, è giusto quello che hai detto, è l'ennesima partita importante del nostro campionato, è a differenza delle altre decisiva, perché domani sera una delle due passerà il turno. Chiaramente sappiamo che la partita è difficile, però noi siamo pronti, i ragazzi sono prontissimi e vogliono raggiungere uno dei primi traguardi che possiamo così mettere per questa annata, che è la finale di Coppa Italia, che darebbe molto e un grande lustro a già questo campionato. Atalanta che parte dall'1-0, dalla sconfitta per 1-0 che ha rimediato a Firenze. Cosa dovrà fare la squadra, cosa dovrà fare l'Atalanta per cercare di riportarsi il prima possibile in parità? Ma sicuramente qualcosa in più dell'andata. L'andata è stata una partita leggermente sottotono da parte nostra. Sicuramente qualcosa abbiamo imparato da quella partita e lo riusciremo a mettere in pratica. Poi bisogna considerare che giochiamo a casa nostra, nel nostro stadio, con i nostri tifosi, che hanno già dimostrato nella partita di una settimana fa con Liverpool di trascinare la squadra a delle prestazioni importanti, e di conseguenza io, tranquillo magari non tanto, però sono molto fiducioso che noi potremo ribaltare la situazione. Partita delicata, partita difficile, partita decisiva. Come sta la squadra, come si sta avvicinando a questo importante appuntamento? Ma i ragazzi si stanno avvicinando, credo, come al solito, sono abbastanza tranquilli, sanno dell'importanza della partita, ma io credo che abbiano già dimostrato quest'anno di saper andare oltre a quelle che possono essere le tensioni del momento. Sono una squadra ormai matura, hanno dimostrato contro un avversario strepitoso come il Liverpool di poter fare prestazioni importanti, quindi io credo che l'avvicinamento sarà come al solito di una partita importante e sapranno tutti farsi trovare pronti. Che Fiorentina vi aspettate? Ma la Fiorentina ormai la conosciamo, è una squadra molto ostica, formata da giocatori di valore, giocatori che hanno anche delle qualità singolarmente importanti. Sappiamo come giocano, probabilmente conosciamo già anche cosa verranno a fare, l'hanno dimostrato all'andata, per loro in casa o fuori casa, come per noi, non cambia molto. Quindi dovremo stare attenti a quelle che saranno le loro cose positive, soprattutto alla fase d'attacco, però riuscire a tenerli e poi contrattaccare penso che sia la cosa migliore. Però penso che alla fin fine verrà fuori una bellissima partita. A livello di testa, quanto è stata importante la doppia sfida al Liverpool? Ma io credo che abbia dato un'ulteriore consapevolezza ai ragazzi di essere forti, di essere una squadra forte, di poter competere su tutti i campi contro chiunque. Chiaro che una prestazione come quella del Liverpool, sia l'andata che il ritorno, non fa altro che aumentare la tua autostima. Tutti disponibili, a parte i già annunciati assenti? Sì, purtroppo abbiamo perso Rafa e Emil nella partita di Monza. Io credo che poi per il resto dovremmo essere tutti a posto. Carichi a punto giusto? Consapevoli di dover disputare una grande partita, l'ennesima grande partita? Ma io credo di poter mettere la mano sul fuoco per i ragazzi, perché hanno dimostrato ormai nel tempo di non essere mai in difficoltà sotto questo aspetto.